L'altro giorno Sandra Murri mi ha chiamato, mi ha detto: guarda Massimo, ho individuato una cosa molto particolare, una villa molto bella vicino a Pesaro, dove c'è qualcuno importante che ci abita. Si chiama Sergei Matvienko. Lui è giovane, ma sua madre è una delle donne più vicine a Putin. Sua madre si chiama La zarina. Valentina, soprannominata Zarina, è presidente del Consiglio federale russo. E Sandra Murri è andata con un'altra giornalista molto in gamba, che mi ha anche criticato, ma è talmente brava che io ho chiesto a Sandra di portarla con lei. Beh, più che altro è lei che mi ha portato con Vabbè, lei, zona tua, quella è terra perché tua, sì, eh. certo, però Guardate cosa hanno Mimosa ha fatto una in coppia con storia. la Mimosa Martini, guardate. Siamo nel parco del San Bartolo, un posto meraviglioso, e siamo di fronte a questo cancello e abbiamo due indizi, Villa M e un simbolo, la croce della Chiesa Ortodossa. Questa è la villa di Valentina Matvienko. Valentina Matvienko. E chi è esattamente È colei Valentina? che ha firmato, quindi reso legale, l'ingresso delle truppe russe in Ucraina. Nasce in epoca sovietica dal Komsomol, cioè la Federazione dei Giovani Comunisti. Quindi lei, quando c'è stata la dissoluzione dell'Unione Sovietica, è diventata governatore di San Pietroburgo. San Pietroburgo, città ex Leningrado, città dove si è formato anche Putin. Putin. E il figlio si mette in affari, cioè grazie alla madre compra interi palazzi, interi complessi di palazzi, li acquista lui e poi li affitta, e li affitta anche al governo. Quando sta per scadere il mandato, Putin, che nel frattempo è al Cremlino, vota una legge per cui i governatori non vengono più eletti dalla cittadinanza, ma vengono nominati direttamente dall'alto. Quindi ha fatto due mandati nonostante la gente di San Pietroburgo scendesse in piazza per protestare contro questa Questo governatrice. abuso. Mi fa molto strano quello che stai dicendo, perché ripenso a quanti hanno detto che al tavolo delle trattative ci sedessero solo uomini e non ci fossero donne, dando per scontato che comunque anche le donne di potere siano donne con una sensibilità, con un animo diverso. E invece tu mi dici che queste donne sono donne di potere e lei in particolar modo ha firmato l'ingresso delle truppe Ma in Ucraina. certo, io ti dico solo un nome o due, nella storia recente: la Thatcher, la Lady di Ferro che scatenò la guerra, sulle Falkland. Non era Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, segretario di Stato americano, quindi le guerre americane per esportare la democrazia. È Le donne di potere. donna inserita in un potere con meccanismi inventati dagli uomini. Il legame di Valentina Matvienko con questo territorio ce lo facciamo raccontare da chi ne scrive fin dal suo arrivo. È la zarina E per lei è tutti. arrivata nel 2009, no? A Sì. Pesaro, però non ha avuto una grande accoglienza. Al parroco lì ancora non si è mai capito bene, a qualche esponente del partito 20.000 euro per organizzare i fuochi d'artificio per la festa del porto, che poi si svolgono qui. E quindi lei E se li è lei si goduti rigodeva dall'atterrazzo, dalla terrazza, esatto. e lì si è rotto un po' i E ponti. quindi anche l'eliporto è stato bloccato. E il figlio Sergei cerca di far avere alla mamma, nel giro di 48 ore, un Rolls Cabrio direttamente dall'Inghilterra. Sono andati a prenderla All'aeroporto all'aeroporto di di Rimini. Rimini Di Rimini l'hanno e condotta l'hanno nella villa. portata in villa. Sergei, sempre suo figlio, che poi dona 1 milione di euro alla Basilica, ai frati priori alla Basilica di San Francesco d'Assisi per il restauro dei mosaici. Papa Francesco, il nostro Papa che prende il nome dal poverello di Assisi. E qui Mimosa. torniamo proprio alla strettissima attualità, perché effettivamente Papa Francesco ha fatto un gesto il primo giorno della guerra, possiamo dire storico. Inusuale, È storico. uscito dal Vaticano, da Santa Marta dove vive, per recarsi lui e
dall'ambasciatore russo presso la Santa Sede per cominciare a parlare, per dirgli ma cosa state facendo. E la risposta qual è stata? È stata no, noi che cosa le devo dire? Noi questa guerra la facciamo. Jacopo.